Siamo qui con Giulio Bisegni, centro delle zebre della nazionale italiana, tornato proprio questa settimana a Parma assieme alle altre 11 zebre azzurre dopo l'esperienza alla Rugby World Cup in Giappone. Ciao Giulio, bentornato innanzitutto. Ciao a tutti. E di la verità, ti mancava un po' lo spogliatoio delle zebre? Sì, senz'altro la cosa che manca di più dopo grandi assenze, diciamo, per prolungate così tanto tempo è quella dei compagni, nel senso, quindi lo spogliatoio, tutto quello che si crea dentro, tutti, insomma, i giochi, risentire un po' le atmosfere con tutti quelli che sono poi gli amici nel corso dell'anno e che sicuramente sono le amicizie anche un po' più importanti che uno si porta poi dietro, quindi bellissimo, è stato un bel rientro, un'accoglienza da parte di tutti fantastica, c'è grande entusiasmo. Anche perché sei qui a Parma da lontano 2014, prima di allora un passato nel Frascati, il club della tua città natale, 3 stagioni in eccellenza con la Lazio Rugby, di cui una da Permit, e stai diventando sempre più un senatore della franchigia federale. Dal punto di vista tecnico, che tipo di crescita hai conosciuto negli anni? Beh, sicuramente è stata una crescita che appunto è maturata prima, diciamo, passando per i momenti in cui uno si sente sempre magari un po' in dubbio su come gestire determinati momenti la partita, e poi invece è stata una crescita appunto che è arrivata tramite anche delle prese di consapevolezza, passata anche attraverso tanti allenatori, anche difensive, sono ormai comunque dentro anche a dei sistemi di squadra, per cui dirigo un pochetto anche il sistema di squadra difensivo, cerco quindi di stare sempre dentro lo spogliatoio e dentro i compagni per queste, diciamo, piccole riunioni che facciamo quando dobbiamo decidere comunque delle difese strategiche, e quindi c'è stata anche un'evoluzione che è portata anche da un po' dal ruolo, visto che comunque, diciamo, è una posizione esterna nel campo che ha più sensibilità e vede un po' di più gli spazi nelle difese, anche nel gioco, quindi portata, è cresciuta anche con altri compagni, perché poi effettivamente è un lavoro che abbiamo iniziato insieme anche con altri compagni che ormai considero amici, come Edoardo Padovani, siamo arrivati insieme a lui ormai sempre nella stessa annata con Oliviero Fabiani, e è stato un processo quindi di evoluzione importante che ci ha visto comunque sì crescere e consolidarci un pochetto anche come figura, diciamo, interna allo spogliatoio di importanza. Invece dal punto di vista mentale, che tipo di crescita? Quella è stata, diciamo, la parte più importante, perché è una crescita che passa sicuramente quando ormai ti approcci al Pro 14, è brutto comunque un po' da dirsi, però spesso può capitare comunque incappare in infortuni, in situazioni in cui comunque ti senti un po' di pressione addosso, perché puoi sbagliare una partita con particolare visibilità, quindi magari ti senti un po' anche sotto il giudizio degli altri, quindi la crescita che uno fa mentalmente è soprattutto quella di approccio alla gara, inteso come cercare di fare sempre, diciamo, una cosa e di scinderla da quello che devi fare poi dopo, perché se ti fai influenzare poi, insomma, da queste piccole catene o da questi piccoli eventi che magari ti entrano come tarli in testa, possono essere, diciamo, delle situazioni in cui uno può cadere, che è difficile, come delle sabbie mobili, insomma, poi uscirci. Quindi è una crescita mentale che passa appunto attraverso anche lì la confidenza e anche la presa di posizione mentale, per cui, cioè, bisogna sempre pensare al dopo, cercare di rimanere sempre costantemente, diciamo, a ottenere pure quindi un livello che deve essere alto e costante, diciamo, come rendimento nella partita e nel campionato, quindi non solo di fare un exploit o di fare una partita fatta bene, ma cercare appunto di tenere alto il livello costantemente. Ti conosciamo poi perché sei un leader carismatico anche fuori dal campo. Quanto è importante fare spogliatoio lontano dal periodo degli allenamenti per voi ragazzi? Allora, questa è una delle cose che preferisco. Vengo considerato poi alla fine, insomma, anche uno del sud, perché vengo da Roma e qui, insomma, la maggior parte dei ragazzi sono del nord, quindi presa un po' l'iniziativa, sappiamo che un po' giù i ragazzi sono, come vengo considerato io, un po' più aperti, e in realtà è una cosa che a me diverte tantissimo, perché stare in mezzo ai ragazzi e starci, diciamo, per giocare e per crescere divertendosi è il modo migliore per far crescere un gruppo, quindi sono comunque quello che spesso si mette, insomma, vicino ai ragazzi più giovani, ci scherza e anche ci parla quando appunto c'è bisogno di dire qualcosa di serio, e so che loro sono coinvolti perché sanno che lo faccio appunto per cercare di creare un percorso insieme e di farlo anche divertendosi senza fare, insomma, diciamo, quello sempre autoritario. E ascolta Giulio, ritorni dal mondiale in Giappone, che è stata per te la tua prima esperienza alla Rugby World Cup. Qual è il momento che ricordi con più piacere del Giappone, del mondiale in Giappone? Beh, sicuramente è stata un'esperienza bellissima dal punto di vista tecnico, sicuramente sono stato coinvolto nella partita contro il Canada, quindi è stata, diciamo, l'esperienza che mi ha visto, diciamo, in campo scendere ed essere, insomma, appunto contento e grato di avere l'opportunità di giocare quella partita, però l'esperienza in sé è quella complessiva, quella di vedere comunque la popolazione come ha risposto a un mondiale che era stato organizzato, diciamo, in un paese non poi con un grande trascorso rugby,
turistico, ma di vedere appunto come c'è stato un grande appoggio comunque di tifosi giapponesi, di come loro veramente si siano calati nell'impegno di rifare anche le altre nazionali, veramente, quindi come sport e non solo come squadra. È stata un'esperienza veramente bella da questo punto di vista. Hai giocato 80 minuti col Canada, mentre hai saltato le due sfide con Namibia, Sudafrica e per altri motivi anche quella con gli All Blacks. Cosa porti di positivo dalla tua esperienza nella Coppa del Mondo? Beh, è stato comunque un piccolo cerchio che si è chiuso, visto che ho iniziato a giocare ala proprio con, diciamo, le prime partite del corso di Conor O'Shea, e mai mi sarei aspettato appunto di trovare poi essere convocato proprio come ala centro, visto che io ho sempre ricoperto solo, insomma, il ruolo in mezzo al campo tra 12 e 13. È stata quindi un'evoluzione che si è portata anche avanti dal punto di vista tecnico, che mi ha portato a giocare a questo ruolo, e è stata un po' la chiusura quindi del cerchio, visto che ho giocato da e insomma è stata una cosa che mi ha dato soddisfazione, perché è stato il culmine, diciamo, di un piccolo percorso di evoluzione, visto che non è comunque mai semplice a livello internazionale poi spostarsi in altre interpretazioni di ruolo, e quindi sono estremamente soddisfatto. E come lo interpreti questo ruolo? Cioè, cosa ti piace di più della tua posizione in campo? Sempre parlando appunto del fatto che sei molto esterno nel gioco, mi piace molto di comunque chiamare le difese e cercare di anticipare un po' quelle che sono le giocate avversarie. Sono quindi cerco di essere sempre molto comunicativo nella squadra per appunto portare energia. Mi piace comunque inserirmi tra le linee, cioè, sapendo che comunque perdo un po' sul contest delle palle alte, così, quindi cerco molto lo spazio anche con la seconda linea d'attacco, e è una cosa che a me piace particolarmente. Poi di fatto ho imparato ad apprezzare anche quello, insomma. Sabato pomeriggio invece a Lanfranchi arriverà il Leinster. L'ultima volta che è sceso in Italia è stato il 16 febbraio a Viadana, gara in cui peraltro sei partito titolare. Conosci bene gli irlandesi e che tipo di avversari saranno in campo? È una sfida tosta, loro si presentano come primi della classe, sono confidenti appunto delle loro capacità tecniche, noi quindi dovremo cercare di mettere una grande pressione, una grande aggressività per far crollare prima appunto le loro certezze dal punto di vista mentale, perché per loro comunque è una sfida che può rivelarsi un po' un'arma a doppio taglio, visto che vengono qui senza comunque tutti i ragazzi che giocano in nazionale. Questo deve essere un motivo anche per metterci un po' di pressione su di noi, perché insomma dobbiamo anche cercare di capitalizzare quando ci sono queste occasioni così importanti, e quindi sicuramente avranno anche loro l'obiettivo di venire qui, sapendo che possono comunque giocare contro una squadra che nelle ultime uscite non abbiamo fatto, insomma, il nostro meglio, quindi sanno che possono contare appunto sulla loro confidenza. Noi dobbiamo cercare di demolirla fisicamente con aggressività e cercare di lì costruire la nostra partita, che sarà comunque una partita punto a punto. Sei pronto a tornare a vestire la maglia multicolor, Giulio? Sì, sempre pronto. È stato poi alla fine di tutto, come dopo il mondiale così, la cosa più importante è il primo pensiero, perché non vedi l'ora di tornare appunto a dare l'entusiasmo insieme agli altri giocatori, insomma, con cui abbiamo trascorso il mondiale. Già parlavamo appunto di come ritornare, di cosa avremmo potuto fare, cioè, insomma, si creano appunto delle dinamiche di partecipazione sempre bellissime, e sono quindi contentissimo. In bocca al lupo allora. Grazie mille.